Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipi della gloria che deve manifestarsi, pascete il gregge di Dio che vi ha affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, secondo Dio, non per vile interesse, ma di buon animo, non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Ugualmente voi, giovani, siate sottomessi agli anziani, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, gettando in Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate temperanti, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che i vostri fratelli, sparsi per il mondo, subiscono le stesse sofferenze di voi. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, egli stesso vi ristabilirà dopo una breve sofferenza, vi confermerà e vi renderà forti e saldi. A lui la potenza nei secoli. Amen. Vi ho scritto, come io ritengo, brevemente per mezzo di Silvano, fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. Vi saluta la comunità che è stata eletta come voi e dimora in Babilonia, e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro con bacio di carità. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo, divinissimo, sacro. Alla presenza del nostro unico Dio e Signore Gesù, che ci guarda e ci parla nel suo dono eucaristico, meditiamo insieme brevemente questa parte conclusiva della prima lettera di San Pietro Apostolo. I primi versetti sono dedicati ad una esortazione a coloro che nella comunità in qualche modo impersonificano Cristo capo e pastore, cioè gli anziani, quello è un termine tecnico da cui la Chiesa avrebbe mutuato il termine tecnico per designare i sacerdoti, che è presbiteri, dal greco appunto presbiuteroi, che letteralmente significa anziano. Quindi i presbiteri dovrebbero essere gli anziani nella fede, quindi coloro che possono appunto pascere il gregge di Cristo, evidentemente in forza dell'ordine sacro, del sacramento ricevuto, ma appunto perché navigati, diremmo noi oggi, nelle cose della fede. San Tommaso d'Aquino diceva che, oltre che una grandissima perfezione nei ministri di Dio, è richiesto una tale pienezza, ecco, di dottrina di Gesù, non essere talmente ripieni da averne di avanzo per darlo al prossimo. Questa sarebbe l'immagine ideale, ecco, del presbitero, quindi di colui che appunto rappresenta Gesù capo e pastore, che tiene anzitutto l'esempio e parlava prima della vita il Signore e poi con le parole. Ecco perché San Pietro dice attenzione, che sulle persone non bisogna spadroneggiare, ma bisogna farsi modelli di loro. Oggi festeggiamo la conversione di San Paolo, che non era certamente superbo, dopo la conversione poteva scrivere alle sue comunità delle parole abbastanza forti. Lui diceva: tutto quello che avete visto fare in me è quello che dovete fare. Quindi un apostolo è un presbitero, un anziano nella fede, un responsabile della comunità, dovrebbe poter dire le stesse cose, anche se è preferibile evitare di farlo, ecco, per ragioni di umiltà. Ecco, l'apostolo era l'apostolo, ecco, gli altri sono dei poveri uomini, però quella cosa dovrebbe essere valida per tutti, no?
Il gregge bisogna pascerlo, ecco, non prenderlo a bastonate, ecco, non strattonarlo, ecco, quindi con tutta quanta l'amorevolezza con cui appunto un pastore tratta il proprio gregge, le proprie pecorelle. E qui San Pietro, ecco, dà proprio la norma suprema per tutti quanti i pastori, che appunto quella amabilità, quell'amorevolezza che devono avere nel condurre il gregge secondo Dio, come lui dice, ecco, non secondo gli uomini, e non svolgendo quella funzione delicata, insomma, che è la vigilanza sullo stato di salute, ecco, delle pecorelle, non per forza, quindi come se fosse un mestiere o come se fosse un lavoro con tutti gli altri, ma appunto volentieri, di buon animo, ecco, stando lontani da ogni forma di vile interesse, perché non c'è niente che è più disdicevole, no, Dio, che lavorare nella vigna del Signore per trarne qualche tornaconto personale, ecco, che Dio ci scampi e ci liberi sempre, ecco, da tali brutte cose. E poi entra nel merito, chiaramente questi giovani non sono i giovanotti, quindi i giovani di età, sono quelli che non sono anziani nella fede, cioè quelli che non sono presbiteri, cioè quelli che chiameremo oggi Christi Fidelis, ecco. E la sottomissione ai sacerdoti non è certamente da intendere come, ecco, sudditanza o, ecco, soggezione a angherie o soprusi, insomma, no? Ecco l'atteggiamento di docilità e di apertura che si lascia, ecco, soavemente condurre, che è richiesto in chi appunto riconosce il pastore rappresentante del pastore supremo, come lo chiama San Pietro, quindi è Gesù in persona, no? Questa docilità è una delle tante espressioni dell'umiltà, ecco, perché noi essere docili, quindi accettare in qualche modo di essere guidati, di essere indirizzati, di essere orientati, e richiede chiaramente un atteggiamento, come dire, di docilità interiore, cioè di conoscere che chi mi sta davanti ha l'autorità per poterlo fare, ne sa qualcosa più di me, ecco, che è una delle tante sfaccettature, non è l'unica, dell'umiltà. Ecco perché San Pietro dice: attenzione, rivestitevi tutti di umiltà, uni verso gli altri. Perché se c'è qualcuno che pensa di sapere tutto lui, so tutto io e non ho bisogno di niente di nessuno, mi autoconduco, mi autogoverno, mi autoformo, mi autoeduco, padronissimo di farlo, ecco, ma con questa tipologia, diciamo così, con questa tipologia di personalità Dio c'ha poco a che fare, ecco, perché nessuno di noi può essere Dio di se stesso, nessuno di noi non c'ha bisogno di nessuno, tutti abbiamo bisogno di essere aiutati, compresi gli anziani e i presbiteri, compresi i vescovi, compreso pure il Papa, ecco, anche il Papa c'ha il suo confessore, anche il Papa c'ha i suoi consiglieri, i suoi cardinali, ecco. Solo Dio fa da sé, ecco, noi dovremmo fare tutti quanti questo piccolo sforzo, che dovrebbe essere relativamente semplice, ma in realtà non lo è, di conoscere questo bisogno che abbiamo di essere aiutati. Ecco, proprio anche dell'umiltà, dice San Pietro, umiliarsi sotto la potente mano di Dio perché vi esalti al tempo opportuno e gettando in Lui ogni vostra preoccupazione perché Egli ha cura di voi. Sono bellissimi questi passaggi. Cosa vuol dire umiliarsi sotto la potente mano di Dio? Vuol dire semplicemente accettare dalla sua mano gli eventi prosperi o avversi della vita così come ce li manda, ecco, senza pretendere da Dio spiegazioni, senza stare a chiedere troppi perché a Dio non si chiedono, e con quella fede semplice che tanto San Pietro amava, perché era un riflesso terzo del suo spirito schietto e sincero, dire sempre quella frase così importante, no? Dio sa, Dio capisce, Dio provvede, e Dio non può permettere nulla di male nella mia esistenza, quindi anche se c'è una prova, una tribolazione, ci affidiamo tranquillamente alle sue mani e
e non ci preoccupiamo, prosegue l'Apostolo. Gettiamo in Lui ogni nostra preoccupazione perché Egli ha cura di voi. Sono tante le situazioni in cui possiamo esercitare questa nostra attitudine a gettare in Lui ogni preoccupazione, no? Tutti abbiamo delle preoccupazioni, è evidente. Ma quanto siamo capaci di riposare nel Signore, quindi veramente di affidarle a Lui, sapendo e credendo fermamente che Lui provvederà. Un sacerdote tante volte in sede di direzione spirituale, di colloqui pastorali a vari livelli, capitano tante situazioni, no? Io ho imparato a esortare, a sensibilizzare le coscienze, a presentargli le cose. Dice, ma sa padre, ho già 2 o 3 figli, come facciamo? Qua arriva la fine del mese, è possibile usare i metodi naturali? Certo che è possibile, è lecito, la Chiesa ha una dottrina chiarissima, però ricorda sempre che sarebbe ancora meglio, fermo restando che è lecito usare i metodi naturali, se tu fossi capace di dire al Signore, pensaci tu, ecco, fidandoti di Lui, no? Dio non può volere tua madre, ha cura di te, e se dovesse mandare un'altra creatura, stai tranquillo che ti darà mezzi, forze, possibilità, energia, vigore tale da potertene occupare. Sono tante, potenzialmente, veramente infinite le circostanze in cui esercitarci in questo, abbandonarci nelle mani del Signore e gettare noi la nostra preoccupazione. I figli di Dio non sono mai preoccupati di nulla, ma c'è un salmo che dice: noi non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare, tremano pure, si gonfiano le acque, ma noi siamo saldi nel Signore. Ecco, chiediamo sicuramente con il silenzio al Signore che ci porti a vivere questa profonda pace e riposo in Lui. Poi la vigilanza contro il demonio. Il vostro nemico, il diavolo, come lo esurgente, va in giro cercando chi divora. L'attenzione non va in giro cercando chi possedere, d'accordo? Anche se ci sono le possessioni, va in giro cercando chi divorare. Chi è che si mangia il demonio? Il demonio si mangia le anime che gli danno retta e che commettono qualche peccato. Questa è una cosa grave. La gente a volte ha un po' di paura del demonio, che comincia a pensare sempre alle cose strane, che per carità a volte accadono, sono sempre accadute, sono dei grandi misteri, certamente tutto accadono, e gli addetti ai lavori, che sono gli esorcisti, insomma, potrebbero ampiamente ragguagliarci su queste cose, ma non è questa la cosa più grave da temere dalle forze del nemico, dalle forze del male, ma è di essere divorati, cioè perdere la fede, perdere la speranza, perdere la carità. No, qui San Pietro fa riferimento a resistetevi saldi nella fede, sapendo che i vostri fratelli subiscono le stesse sofferenze di voi, e poi continua, dice, egli stesso il Signore vi confermerà dopo una breve sofferenza, vi confermerà e la morte ai saldi. Qui chiaramente San Pietro allude a un particolare aspetto del combattimento spirituale che il diavolo suscita contro i discepoli di Gesù, che è la persecuzione. La persecuzione a volte è anche cruenta, violenta. Qui San Pietro scrive ai fedeli della Chiesa di Roma, siamo ai tempi di Nerone, quindi non erano tempi molto tranquilli. E essere cristiano voleva dire mettere a repentaglio la vita, non solo proprio, ma anche dei propri familiari. E come i maestri di spirito insegnano, il diavolo c'ha 2 modi per divorarsi le persone. La prima, che è quella che è la prima che percorre, è tentarli e farli ricadere in qualche peccato mortale. Ecco, se uno fa il bravo, nel senso che fa qualche peccato mortale, quindi riconsegna la propria anima al diavolo, lui è contento e poi ti lascia stare, nel senso non è che ti lascia stare, la vita è un piccolo inferno, ma non serve passare oltre, perché se qualcuno gli resiste e non becca, quindi non dà retta,
alle suggestioni del male, allora passa al piano B. Piano B è scatenare il contro l'inferno, quindi non la seduzione sottile del peccato, ma il terrore della sofferenza. E le vittime che non chiede con la prima tecnica, spesso le chiede con la seconda, nel senso che le persone poi si scoraggiano, si spaventano, si mettono paura, cosa certamente in parte umanamente comprensibile, però il Signore ce ne ha parlato nel Vangelo: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, se a me mi hanno chiamato Belzebul, pensate un po' come chiameranno i miei discepoli, sono parole sue, e se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se voi foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma se non siete del mondo, state tranquilli che il mondo non potrete piacere, il mondo vi odierà. Ecco, certamente questo aspetto della vita cristiana è un aspetto molto impegnativo. Ecco perché San Pietro paternamente e con sollecitudine esorta questi suoi figli a combattere senza paura e a vincere, ricordando anche che le sofferenze sono sempre brevi e momentanee, ecco, i persecutori fanno molto rumore, ma poi finiscono tutti quanti placidamente sotto un metro di terra. Ecco, sono 2000 e rotti anni che stanno cercando di fare fuori la Chiesa Cattolica, non ci riusciranno mai, perché siamo sotto la promessa di Gesù, le porte degli inferi non prevarranno. Certo, la Chiesa no, ma qualche cristiano, qualche membro di essa, purtroppo il diavolo non può mangiare, se lo può portare all'inferno. Quindi ci sono delle varie, diciamo, testimonianze abbastanza eloquenti, alcune anche eccellenti, insomma. È di uno degli apostoli che fu passato alla storia come il traditore, Gesù disse: guai a colui per mezzo del quale il figlio dell'uomo se ne va, sarebbe meglio per quell'uomo che non fosse mai nato, insomma. Certamente la Santa Madre Chiesa non ha mai, come dire, dichiarato ufficialmente chi sono i dannati. Con la Santa Madre Chiesa giustamente si preoccupa di indicare ai fedeli chi sono i santi. Ecco, i dannati li lasciamo perdere, non ci interessa nulla. Però dinanzi a quelle parole di Gesù, abbastanza esplicite, c'è da riflettere, no? Se il diavolo è riuscito a fare fuori uno dei 12, certamente tutti quanti noi dobbiamo vigilare e stare attenti, essere temperanti e vigilanti, perché nessuno di noi può essere sicuro. San Pietro, ricordiamo le prime battute di questa, delle sue lettere, no? Conseguire la vostra meta, meta della vostra fede, che è la salvezza delle anime. Ecco, quindi è una meta di un combattimento che possiamo tranquillamente vincere con le armi della fede e per la potenza di Gesù, ecco, ma è un combattimento. Se non stiamo attenti possiamo essere feriti in battaglia, o addirittura, che Dio non voglia, possiamo anche cadere in battaglia. Ecco, il piccolo pensierino, la prima lettera chiude con il riferimento a Marco, e anche Marco, figlio mio, avevo notato, e questo è l'attestato ufficiale, insomma, della vicinanza spirituale di Marco, questo evangelista San Marco, che era appunto discepolo di San Pietro, che nel suo Vangelo che stiamo leggendo quest'anno durante la liturgia domenicale ha sintetizzato proprio il contenuto della predicazione dell'Apostolo San Pietro. Bene, ora proseguiamo la nostra adorazione, stiamo in silenzio dinanzi a Gesù e in timo in persona di quello che con noi. Siamo dato, onorato, ringraziato ogni momento. Grazie, Santissimo e Divinissimo Sacramento.